Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare TED Ed. È raggiungibile dall'indirizzo ed.ted.com. TED Ed sta per Technology Entertainment Design e a noi interessa per creare lezioni interattive sia nella situazione della didattica a distanza che nella situazione quindi di didattica ordinaria. Questo sito ha come obiettivo di estendere le conoscenze e di rendere partecipi gli studenti. Si inserisce un video, si aggiungono domande a scelta multipla o aperta, si possono inserire contenuti per l'approfondimento, possono essere inserite discussioni e dire cosa gli studenti potrebbero fare. L'archivio a cui ricorre TED Ed è immenso, costituito dalle video lesson degli utenti e dai video di YouTube relativi a un topic cercato. Agli studenti sarà possibile accedere ai contenuti preparati con il link inviato dal docente, indicando il loro nome. I docenti potranno accedere al report delle risposte date dagli studenti. Ora è il momento di entrare e possiamo entrare come student star year, educator star year e parents star year. E noi entreremo come educator star year e abbiamo quindi la possibilità di registrarci con Register All Sign In se siamo già registrati. Io faccio Sign In. Prima continuo with Facebook perché mi sono registrata con Facebook e questa è l'interfaccia operativa di TED Ed. Prima comunque di esplorarla, volevo mostrarvi alcune caratteristiche di TED Ed relative al creare lezioni interattive nello spirito della Flipped Classroom. E TED Ed Lessons sono quindi lezioni interattive, chiedono agli studenti di operare. Sono tipiche della didattica flip o EAS, episodi di apprendimento situati, tengono presente l'idea quindi dell'interattività, infatti contengono domande e quiz, si possono aggiungere istruzioni, immagini, link, prevedono discussioni. Sono socializzabili sui social per mail, per link, possono essere fruite in ogni momento, gli studenti possono decidere di vederle secondo i loro ritmi e tempi personali. TED Ed fornisce, come vi dicevo, un immenso database a cui attingere video brevi. Quindi le TED Lessons dei video. Si fondano sulla didattica individualizzata e aprono forum. Qui siamo nell'interfaccia che andiamo ad esplorare. In Discover, come vedete, trovate le lezioni, le lessons basate su video organizzate per età e materia. Ok, adesso andiamo a vedere questo, tra cui scegliere. Poi abbiamo Series sono i video organizzati come potete vedere, organizzati per temi e poi in Discover troviamo anche il blog per
per gli aggiornamenti di TED-Ed per tutte le nuove quindi, notizie di TED-Ed. Poi il Create andiamo successivamente, nel 3 abbiamo il Manage, le lezioni possono essere modificate, vedete quelle che ho messo, posso andarle a modificare, quindi nel manager, e ho anche qui le discussion e i commenti che sono state messe. In support ho la possibilità con Nominate di nominare gli educatori per lavorare con TED, di sostenere TED e poi in shop nel negozio di acquistare stampe personalizzate ispirate a TED. Ora andiamo a Create Lesson, Create. Qui nella casella di ricerca dovrò ricercare un video e in questa zona qui posso mettere un link a un video che è di mio interesse oppure cercare un video attraverso una domanda oppure attraverso un nome. Ad esempio, posso scrivere cos'è qui, cos'è il coronavirus. Così mi restituirà, avendo scritto in italiano, le risorse in italiano. Vado in invio e questi sono i risultati della ricerca di brevi video sul coronavirus. Prendiamo il primo. Ecco, ed è del Ministero, come vedete, della Salute, dà subito una piccola introduzione e vado su Continue, mi piace questo video da proporre alla classe, vado su Continue e posso qui mettere il titolo, accettare quello che mi propone, magari il coronavirus lo metto dopo, questo con l'hashtag, lo cancello e lo metto qui, ok, ho 41 caratteri disponibili, action, save. Ok, con Let's Begin posso qui introdurre la lezione con delle brevi frasi, con delle brevi quindi sì, frasi introduttive, ad esempio considera questo video come uno stimolo per riflettere ed approfondire. Ok. Ho ancora 330 caratteri disponibili, posso scrivere molto di più. E l'action è save. Ok. Ora vado in Think. Posso in Think formulare delle domande.
delle domande che possono essere di due tipi, a risposta multipla oppure a aperte. Facciamo una risposta multipla. La questione potrebbe essere, va bene, mettiamo una tanto per dimostrare qualcosa. Cos'è il coronavirus? Ah, sono andata giù. Cos'è? Okay, la prima possibile risposta potrebbe essere è un virus che appartiene ad una vasta famiglia di virus questa sarà la risposta giusta e quindi lo marco come answer correct poi potrebbe una seconda risposta da mettere sarebbe potrebbe essere una sindrome socio-sanitaria sanitaria. Ok, l'altra risposta potrebbe essere è un virus dovuto a fattori ambientali e genetici. Ok, e potrei aggiungere altre possibili risposte. Vado in save. Ok, e quindi ho messo le domande alla risposta multipla, potrei anche mettere una domanda a risposta aperta, esempio, come si diffonde il contagio? Ok, anche qui vado in save. E posso aggiungere poi ulteriori domande se volessi a scelta multipla o a risposta aperta. Vado in dig deeper posso decidere di aggiungere qui delle risorse aggiuntive da esplorare sull'argomento per estendere l'esperienza di apprendimento. In questo modo ho la possibilità di offrire opportunità a coloro che hanno svolto già il compito di base di espandere le loro conoscenze. Il compito di base consisteva nel rispondere, per esempio, alle domande che abbiamo posto. Ho 7.000 500 caratteri disponibili.
quindi vado a mettere qualcosa. Penso di aggiungere un link a Wikipedia, esempio. Ok, vedete che mi dà il link a Wikipedia. Potrei anche aggiungere un'istruzione qui. Se desideri approfondire, appunti, il link quindi a Wikipedia. Save, ok, vedete che è attivo il link e poi ho la zona del discuss, possono essere qui inserite ho 750 caratteri disponibili, potrei mettere così una frase, potrei mettere delle considerazioni per avviare la discussione. Allora potrei scrivere qui le misure a tutela della salute da parte dei politici e devono mediarsi con il parere della scienza. Della scienza e con gli interessi dei economici cosa ne pensate? Qui mettiamo magari esprimete qui nell'optional, esprimete liberamente le vostre considerazioni. Vedete che sempre ho che sempre ho la possibilità di formattare il testo, di inserire dei link di mettere comunque anche molto testo che spieghi meglio agli studenti che cosa devono fare nella discussione. Save, quindi ho aggiunto il discuss quindi discuss è fatto, potrei aggiungere una nuova discuss. E poi finally qui delle considerazioni riflessive finali in modo da dare qualcosa agli studenti su cui pensare.
Anche qui possiamo postare un'immagine, un link o quant'altro. Potrei anche nella conclusione, cioè, spiegare perché abbiamo preso in considerazione questo video, poter scrivere di proposto questo video molto breve per considerare la situazione generale nella quale siamo immersi e comunicare i nostri punti di vista. Vista, ok. Potrei aggiungere un link significativo di approfondimento. Quindi mi posiziono qui, link. Metto il link non è venuto come link, vediamo se viene. Quindi link perché possano approfondire un video ad esempio di YouTube. Posso quindi salvare, save, ok, quindi vedete che dopo posso riformattare e vedete che mi dà la possibilità poi di ecco, save, ok, di entrare nel link. Questo link di approfondimento è un link molto interessante che riguarda Salvatore Vecca, il quale fa alcune riflessioni proprio sul rapporto tra la politica e la scienza e l'economia nel momento del coronavirus. Quindi ho già quindi creato la mia Alesso, che consisteva in questo video stimolo. Ecco. Adesso lo pauso e vado posso avere una preview, posso aggiustare il setting e cancellare l'Alesso o chiedere aiuto. Vado in publish. Quindi vado in share, posso qui selezionare se richiedere agli studenti di usare un account TED o di non usarlo, questo account, preferisco questa opzione per il momento che è più libera, nel senso che loro creeranno con il link che manderò un semplice nickname per identificare le loro risposte nella pagina. Quindi share your lesson, ecco, e posso scegliere di quindi
inviare per email, quindi il link per email, copiare il link della lesson e inviarlo agli studenti, farglielo avere agli studenti anche incollandolo in Classroom o in una piattaforma. Poi posso condividere sui social la lezione. Quindi la lezione a questo punto è pubblicata. Ok, non mando via email, quindi chiudo. Quindi view. Allora ho che cos'è il coronavirus? Coronavirus, la lezione quindi è preparata. Qui ho in Watch il video, in Think ho le domande, quindi potevo togliere questa, vabbè, dopo lo setterò. La domanda è quindi il quiz e poi la domanda aperta, poi dig deeper ho dato l'approfondimento, in discuss ho intavolato una prima discussione e posso anche start e discussion, and finally ho fatto delle considerazioni finali. E ho dato questo link di approfondimento, è un link molto interessante che riguarda il Covid-19 ed è Salvatore Vecca, un filosofo, riflettendo ai tempi del coronavirus. Quindi il mio, poi vado. Posso quindi andare a rieditare Edit Lesson che abbiamo creato e quindi anche manage la discussion, quindi controllare la discussione. Come vedete qui ho creato con poche mosse. Questa breve lezione in TED-Ed penso che sia utilissima nella didattica quindi a distanza e che ci possa permettere di rendere la classe virtuale che utilizziamo nella DAD interattiva e comunque partecipativa, che è uno degli obiettivi della proprio Flipped Classroom. Ecco, questo è tutto. Quindi vedete che ho anche qui sopra dei bottoni dell'Edit Lesson. E poi posso anche review student work. Ecco, però mi dice che nessuno ha lavorato ancora a questa lesson degli studenti, quindi potrei eventualmente vedere i risultati qui e poi qui ho un altro, anche qui la possibilità di share la lesson. Quindi manderò, copierò, come abbiamo fatto prima, il link da inviare agli studenti. Buonasera a tutti.